e intanto adesso ci vediamo l'ultima Corriere della Sera, perché come vi ho spiegato la settimana prossima la puntata è molto più particolare. Ci vediamo venerdì, arrivederci. Ebbene sì, anche la Corriere della Sera sta per fare quest'anno la sua ultima corsa, per finire in bellezza e con la classifica delle risposte più astruse, ma divertenti, che ci avete offerto in giro per l'Italia. La Corriere passa da Ostia e al numero 5 c'è... Dove sarà la Striscia di Gaza? Gerusalemme. Dov'è la Striscia di Gaza? A Israele. È una linea di transizione, una linea di... Un posto abbastanza, diciamo, importante perché stanno dalle due parti. Se non erro è... verso il Marocco. Numero 4. Andando a fare una ronda, cosa ti può portare? Ah, uno spray di peperoncino. Un bastone. Delle catene. Pistola, manganello. Manganello? Manganello. Una pistola. Penso di portare la Bibbia. La polizia deve correre ad aiutare quelli della ronda. Che una stronzata così non sarà mai sentita da quando l'uomo inventò il cavallo. Al terzo posto della hit della Corriera... Cosa sono i titoli tossici? Titoli tossici. Che senso titoli tossici? Quelli che offendono qualcuno. La roba inquina. La roba tossica. Tutte quelle cose che buttano e che poi magari anche se bruciano peggio ancora. Piazza d'onore per il futurismo a 100 anni. Ma cos'è? Tutto quello che si proietta nel futuro. Futurismo, quello che deve avvenire. Quello che sarà domani. Quello che andiamo incontro nel futuro. Certamente che noi vogliamo un futuro diverso. Il futurismo occupato di lavoro. Non è una cosa buona, è proprio una rovina. È una parola grossa. Il futurismo di domani è ancora più futuro di quello di ieri. E questo è il primo posto in vetta alla classifica della Corriere della Sera. Si torna a parlare dell'Ira. Cos'è? Che è un paese l'Ira. Ma che è uno Stato? È una nazione. L'Ira. La lira? Se la lira vecchia oppure l'euro, non lo so. Una tassa. Un istituto rapine autorizzate così. Giudicano i soldati, i militari. E giudicano una guerra. Dove stanno i talebani? L'Ira. Non lo so. Ma prima di salutarci c'è un'ultima domanda che abbiamo voluto fare ai passeggeri della Corriera. Questa. Chi è Antonello Piroso? Antonello? E chi è? Mai sentito nominare. In questo momento non riesco ad inquadrarlo. Come ha fatto ad arrivare fino a qui? È nuovo, spero lo conosce per forza. Non mi dice nulla. Ma ringrazio della cortesia. Questo è uno scrittore. Un politico, senz'altro. Grazie, ma non ci sto. Un nuovo cantante. Ballerino. Un cabaretista. Un attore. Un psicologo. Qui si può dire tutto in maniera molto diretta e trasparente. Come si chiama? Tu sarà un peloso, no piroso. Dica lei l'espressione che le viene a me. Forse uno che sta in TV. Naturalmente è uno scherzo, ma che serva a farvi rendere conto come la TV e i media in generale possono manipolare la realtà. Del resto, come diceva Mark Twain, il giornalista è colui che distingue il vero dal falso. E pubblica il falso, naturalmente. La Corriere della Sera prima o poi ripassa, voi non perdetela! Bene, con questo omaggio di Ivo May al sottoscritto, che se poteva pure risparmiare... Vi do appuntamento alla settimana prossima.